Coesione, collaborazione, rispetto e gioco di squadra. In occasione dell'apertura del Festival della Cultura Paralimpica a Taranto, il ministro allo sport Andrea Bodi parla anche dei giochi del Mediterraneo 2026. Bisogna andare oltre la dimensione sportiva, ha detto, e sulle questioni pratiche, organizzative e burocratiche, e quindi si auspica anche su quelle politiche. Il ministro dichiara: i nomi del comitato verranno, le donne e gli uomini che fanno parte del comitato saranno una chiave importante per mostrare che c'è la volontà piena di risolvere i problemi e di fare di questi giochi un'edizione fantastica. Intanto l'impegno del governo, conclude il ministro, è soprattutto sul piano pratico. L'impegno concreto sono esattamente 275 milioni, che mi sembra una prima dimostrazione di assoluta concretezza che non erano neanche immaginabili qualche mese fa. Adesso cerchiamo di serrare i ranghi, di costituire questa nuova squadra e con il supporto di tutti raggiungere gli obiettivi che sono quelli di giochi che vadano anche al di là per l'importanza. Al di là della dimensione sportiva, devono comunque consacrare il recupero di alcuni aspetti per i quali Taranto è rimasta oggettivamente indietro. Certamente l'impiantistica sportiva è uno di questi, ma non soltanto questa. Sono convinto che saranno un'occasione anche dal punto di vista geopolitico, perché il Mediterraneo ha tanti significati, non soltanto quelli sportivi, e noi cercheremo di consacrarli qui.